Bella a tutti ragazzi, benvenuti, io sono Heisenberg. Siamo tornati qui su questa nuova modalità, in questo nuovo gioco soprattutto che è Call of Duty Advanced Warfare. Andiamo a giocarci subito qualche partita in modalità online. Voglio partire semplicemente con un deathmatch a squadre, che però avrà una particolarità. Non lo giocheremo come un deathmatch normale, bensì proveremo a usare soltanto la pistola. Quindi in modalità faremo i pistoleri per questa volta, i pistoleri del futuro, più che altro. E vediamo cosa succede. Ci hanno già connesso a una partita, difendere la mappa. Sinceramente non mi ricordo qual è, devo impararla ancora bene, perché sono un pippone sinceramente a giocare a Call of Duty, quindi non vi aspettate grandi prestazioni. E vediamo subito cosa succede. Appena si sincronizza. Eccoci qua, allora selezioniamo questo Atlas 45, vediamo un po' Guadagnatevi la paga. cosa succede. Proviamoci, sinceramente non so nemmeno questa pistola come è fatta, come si può comportare, se è buona o meno, perché non l'ho mai provata. Per cui, una nuova cosa anche per me. Ancora dobbiamo incontrare nessuno. Naturalmente il primo che incontreremo ci ucciderà naturalmente. Eccolo! E vaffanculo, ci ha fregato. Sto stronzo. Andiamo avanti. Vabbè, ci facciamo anche una bella nuotata. Sì, dai, tanto. Chi ce n'è? Vabbè, esci, adesso esci però. Esci. Esci. E che cazzo? Bravo. UAV nemico in volo. Andiamo qua dentro, vediamo Approvvigionamento un nemico in po'. Non arrivo. sembra esserci nessuno in zona. Sembra, è davvero strano. Davvero strano che non c'è nessuno. Bah, non capisco perché non riesco a incontrare, a trovare quantomeno degli avversari. Ma ci sono gli avversari, sì. Allora, questa partita tra l'altro è quasi finita, manca un minuto e mezzo. Oh, attenzione a questo. E muori. L'uccisione più C'è un brutta drone ricognitore nemico. della storia di COD. Però dai, l'abbiamo fatta quindi. E tu? Bastardo, no! Ci ha ucciso, no. Vediamo se riusciamo a ritrovare. Porca miseria. Vinciamo. No, questi siamo noi, di da qui è andato via. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vulcan nemico in zona. Sono sempre circa. Ovviamente se UAV avete alleato qualche in modalità di soccorso. gioco. Cazzo, ce n'è uno invisibile. Se avete qualche modalità di gioco da consigliarmi, ditemelo subito. Naturalmente sono disposto ad ascoltare tutto e anche ad accontentarvi, naturalmente. Tanto ci hanno ucciso di nuovo. Mamma, con questa pistola veramente è un problema provare a fare qualche uccisione. Vabbè, noi però ci continuiamo a provare. Vediamo se riusciamo a prendere sempre lo stesso alle spalle. No, se n'è andato. Vabbè. Con giusto che sia, attenzione. Da lontanissimo. Ma porco stronzo. Tutto quello come ci ha fregati. Vabbè, andiamoci con qualcuno. Vabbè, la partita è finita. Abbiamo vinto 67-47. Non è Eccellente, stata Atlas. esaltante questa prova da pistolero. Andiamo a vedere subito. Abbiamo fatto una sola uccisione. Siamo morti davvero, davvero tante volte. Infatti, un'uccisione e quattro morti. Vabbè. In effetti, l'ho detto, con questa pistola è davvero, davvero difficile. Ci vediamo in un'altra partita. Aspettate un secondo, eh. Eccoci, ragazzi. Deathmatch a squadre. Siamo tornati in una Tutti gli seconda operativi partita. non sentinel sono da Questo considerare. finalmente lo Usiamo un potrete vedere tutto perché privilegiato. appena iniziato ho continuato a selezionare la pistola. Però non lo so sinceramente perché ve lo giuro è scarsissima come arma. Del resto è pure vero che questo gioco ovviamente l'ambientazione. E là! Abbiamo fatto un'uccisione. L'ambientazione, stavo dicendo, è praticamente 40 anni oltre l'oggi, è 2055 l'ambientazione della campagna. Quindi le armi sono davvero tutte evolute, è un qualcosa UAV di. nemico in volo. È un qualcosa veramente
oltre i confini del. E là, anche un'altra uccisione, sempre dalle spalle. E morisci pure tu. No, non lo prenderò mai. Non lo prendo mai. Dov'è? Che cazzo fa lì, vita? Io intanto manco se ne è accorto di averci alle spalle. Ehi, muori. Mi ho fatto un inseguimento tipo stalking. Ci ho avuto qualche secondo, però l'abbiamo ucciso. Bene, allora andiamo avanti, cerchiamo qualche altro. Mi vedo un puntino rosso là con qualcuno in movimento. Ehi, tu con questo lanciagranate. Bastardo! Vabbè, ve l'ho detto, quest'arma è davvero qualcosa di inguardabile. È difficile pure ucciderli a 1 metro di distanza. Qua mi sa che è morto, sì, ho visto passare un alleato, quindi sì, l'avranno ucciso. Andiamo, facciamoci un altro giro, cerchiamo sempre qualcuno. Magari la prossima partita. Eccolo! Bah, vaffanculo. Quanto siamo? Oh, 3 uccisioni, 2 morti. Dai, il nostro obiettivo è terminare in positivo, non voglio arrivare davvero a niente. Poi magari ce la camperiamo. Anzi, no, sono contro il camper. Ragazzi, non camperate perché davvero è l'anti-COD. Chi campera non merita di giocare a COD, sappiate. Stronzo! E muorici! Assist, vabbè, ci dobbiamo accontentare di un assist però. Non lo butto. Ce n'è uno qua sopra intanto. E uno anche là. Ah, bastardo. Senza mirino. Io già sono pippone di mio. Poi senza mirino davvero è un qualcosa di difficilissimo. Proviamoci. Ci hanno appena ucciso un nemico. Anzi, era un alleato e non siamo riusciti ad uccidere nemmeno questo. Mamma mia. Che difficoltà con quest'arma. Credo sarà difficile anche adesso finire in positivo. Però ci hanno dato un assist. Quindi non è nemmeno male. Tanto tu ci muori. Credo sia l'unico modo per uccidere qualcuno. Questo qua credo sia scappato. No, credo sia è morto. Boh, non so. Scusa, l'hai ucciso? Vabbè, credo di sì. Se va via, credo di sì. Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcuno qua dietro. Puttana maiana. Granata. No, bastardo dalle spalle. Puttana ladra, che stronzo. Vabbè, andiamo avanti. Che è successo? Allerta tsunami. Oh, porca troia. Porca. Ma che cazzo? Ragazzi, magari dopo cambiamo arsenale ci divertiamo un po' di più. Mettiamo un'arma come Dio comanda. Un'arma da COD. Intanto qua ce n'è un altro. E muori pure tu. Ah, bastardo. Pensavo fossi un alleato. Puttana di merda. E là, abbiamo fatto un'altra uccisione. Dai, mi aspettavo di peggio. Forse ci ho preso un po' la mano. Se non spari a raffica con questa pistola, davvero non puoi aspettarti. Devi sparare, vedete, pure una volta che l'hai ucciso. Devi continuare a sparare. Un altro da prendere alle spalle. Siamo in vantaggio. Un altro pugno. Sto facendo più uccisioni con i pugni che con la pistola. Non è rispettoso nei confronti della pistola, però. Tu sei morto. E attenzione, c'è qualcuno da queste parti. Non ce n'è uno, ce ne sono tre. Granata. Vediamo se ne facciamo una. Bastardi. Vabbè. Se ne daranno tre armi, il triplo più forte della mia pistoletta. Ci dobbiamo accontentare, non fa niente, non importa. Che cazzo combini tu? No, no, esci dall'acqua, non ne vale la pena, davvero. Allora, mancano 4 minuti, siamo 7 uccisioni, 7 morti. Dai, cerchiamo di uscire in pari. Questa partita cerchiamo di uscire in pareggio. O quantomeno in vantaggio, quale pareggio? Ce n'era uno da queste parti. Sta qua sopra? Credo. Porca troia, eccolo, è qua sotto. Cazzo, speriamo non ci prenda le spalle. Eccolo, vabbè, prendiamo noi le spalle lui. Ehi,
Muori. Adesso andiamo via da qui. Cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo. Eccolo, ne ho visto un altro. Ma come cazzo camperi? No! Quanto è lenta però di fuoco. Questa è la morte più ridicola che abbia mai fatto, eh. L'avversario di fronte che non mi vede e mi faccio uccidere. Vabbè, vediamo se XS1 lo Vulcan riusciamo ad Alpha andare a 2. riprendere. Ma troia, secondo me è sempre lui. Secondo me è sempre lui. Cazzo, c'è un qualcosa di obbrobrioso di nemico in giro. UAV alleato in sorvolo. Vediamo un po', andiamoci a fare un altro giro. Dovremmo trovare qualcuno da queste parti, sicuramente. Cambio caricatore. UAV alleato in sorvolo. Io ci lancio una granata. Poi, boh, troia di merda! Sono messi male, addosso. Affanculo. Mi sono visto spuntare davanti all'improvviso. Mi è spawnato così all'improvviso, davanti. Va bene. Non importa, continuiamo. C'è qualcuno qua sotto! Guarda questo! Vabbè, ci hanno dato UAV l'assist. alleato in Contentiamoci, sorvolo. però. Minchia, che merda di partita. Andiamo avanti. Intanto c'è un UAV in giro che ci sta segnalando i nemici. E infatti già ne ho visto uno. E ne ho visto anche un Warbird altro. alleato in E volo. no, devi morire. Assistenza Warbird richiesta. E dai, con un altro pugno. Ve l'ho detto, ne sto facendo più uccisioni con i pugni. Questo è mio. Missili alleati in Boh, arrivo. non lo so. Credo sia mia perché mi avrà visto e non mi ha sparato. Ehi tu, posso stalkerarti? Ehi! Ma bastardo! No, questa volta l'operazione stalking non ci è riuscita. Ci riproveremo però, sicuramente. Andiamo a prendere qualcuno. Vediamo un po' se c'è qualcuno in giro da queste parti. Giriamo un po'. Comunque ragazzi, vi posso dire che questo gioco, come al solito, il multiplayer non delude mai. Questo multiplayer non delude mai, è davvero, davvero molto bello. Proviamo un altro, facciamoci un altro giro. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh. Stronzo, 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 sei uno stronzo, sappilo, sei uno stronzo. Vediamo se ti riesco a prendere alle spalle. Puttana ladra. Chi era? Scappiamo, 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 scappiamo. Ma vaffanculo. Ma da dove è uscito quello? Ma vaffanculo. Dai, 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 comunque stiamo andando bene. Non è male. Aspettavo peggio, però comunque non è male. Intanto non ci sto capendo un cazzo. Ok. La partita è quasi finita, ultimi 30 secondi. Dai, 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 proviamo a fare un'ultima uccisione in questi ultimi secondi che ci sono rimasti. Proviamo, proviamo, proviamo. Eh no! Ho detto uccisione, non morte. Brutto stronzo. E vabbè, la partita è finita qui. Avanguardia, rientrare alla base. Vediamo un secondo il punteggio. Abbiamo vinto per una sola uccisione. Credo che sia morto io per ultimo. Comunque, 9 uccisioni, 14 morti. E non sono contentissimo, sinceramente. Dobbiamo fare meglio, però con la pistola che ci siamo ritrovati, finire così non è malaccio. Ragazzi, io direi che per oggi può bastare così. Ci siamo divertiti tanto, devo dire. Se volete ancora delle modalità dei gameplay su Call of Duty Online, fatemelo sapere. Io vi saluto, mando un abbraccio, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento e di seguirmi perché noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!